Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cercherò di rispondere ad uno dei dubbi che affligge di più i nuovi acquirenti di droni 249 grammi. Sì, perché uno dei dubbi che la maggior parte delle persone hanno quando vogliono acquistare un drone di un certo livello da 249 grammi, se acquistare un modello dal costo molto importante come il DJI Mini 3 Pro o acquistare un modello come lo Zino Mini Pro che costa molto meno del DJI Mini 3 Pro ma che sulla carta a livello di caratteristiche tecniche dichiarate è molto molto simile. Quindi in questo video non vi dirò chi è meglio chi è peggio, perché comunque è scontato che lui è meglio di lui, costa di più, è arrivato un anno dopo, quindi tecnologicamente più aggiornato, e sapete anche voi che la tecnologia in un anno fa passi da gigante, soprattutto se il marchio che arriva dopo, quindi con il drone più nuovo, è DJI, quindi ancora di più la differenza aumenta. Quindi è facile dire lui è meglio di lui, quello sicuramente. Ma in questo video non è capire quale è meglio, ma quanta differenza c'è tra uno e l'altro. Quindi ho deciso di fare una pagella dando dei voti e dandoli su 11 punti differenti. Quindi in 11 caratteristiche dei due droni darò un voto che va da 0 a 10. Ovviamente queste sono solo le mie opinioni, però sono le opinioni di uno che li ha entrambi e che tuttora li utilizza entrambi, che non è una cosa sottovalutare, perché io loro due li porto praticamente sempre con me. Chi mi conosce e mi segue su Instagram lo sa che non porto mai solo un drone, non ne porto mai solo due quando vado a fare le mie gite o quando vado a fare le mie escursioni, ma ne porto sempre 3 o 4, e loro due ci sono praticamente sempre. Infatti loro ce li ho aggiornati tutte e due gli ultimi aggiornamenti firmware e entrambi stanno continuando a volare. Ovviamente lui ha diciamo più tempo di utilizzo perché è uscito circa un anno fa, lui è più recente, ma su entrambi ho fatto tanti minuti di volo. E ragazzi, questo è importante, perché sono voti dati da uno che l'ha utilizzato magari lo Zino Mini Pro una settimana, 10 giorni, per farci una recensione e poi basta. No, io lui lo sto continuando a utilizzare perché mi piace, anche se è inferiore a lui, come sto continuando a utilizzare lui il Bicopter Falcon perché mi piace, è inferiore a tutti e due questi due se lo analizziamo dal punto di vista della qualità video, della fotocamera, eppure lo continuo a utilizzare perché a me piace comunque continuare a provare i prodotti, vedere gli aggiornamenti, vedere come crescono e conoscerli fino in fondo. Quindi questo, anche se sono solo le mie opinioni, sono opinioni di uno che li sta continuando a utilizzare entrambi. Quindi se qualcuno che mi sta seguendo qua sul canale li ha entrambi può dire la sua. Ovviamente scatenerò le ire dei pro DJI se dirò qualcosa che non è a favore di DJI, perché ovviamente c'è chi è tutto pro DJI perché ha solo quel modello o chi magari ha solo Zino Mini Pro. Quindi avere solo uno dei due, ovviamente possiamo dire sì, quella cosa la fa bene, ma non puoi dire la fa meglio dell'altro se non hai l'altro da mettere a confronto, e questo secondo me è importante da valutare. Quindi non è pro DJI, pro Zino Mini Pro, anche perché io loro due li ho acquistati entrambi, quindi non me li hanno dati. Vi lascio qua sotto il link per acquistare uno o l'altro per sostenere il canale, ma è indifferente quale acquistiate. Se volete sostenere il canale lo sostenete sia che acquistiate uno o l'altro. Allora, detto tutto questo e fatto tutta questa intro, direi che adesso possiamo iniziare con la pagella. La prima delle 11 voci che analizzeremo è il controllo di volo e il drone come costruzione. Allora, ho dato a DJI Mini 3 un 10, allo Zino Mini Pro un 9. Questo perché il controllo di volo di DJI è impeccabile, Zino Mini Pro comunque tanta roba, infatti un 9, però c'è quella piccola differenza ancora quando lo si fa volare che li rende leggermente diversi. Zino Mini Pro, se si fanno tutte le calibrazioni dell'IMU, della bussola, del giroscopio, tutto, sicuramente è un drone che vola benissimo, lo si sente in mano in maniera molto simile a DJI, però DJI ha qualcosina in più, quindi abbiamo un 10 e un 9, però ci sta tutto alla fine. Solo un punto di differenza a livello costruttivo, molto simili, entrambi fatti molto bene, costruiti molto bene, sebbene droni molto leggeri, quindi tutto è costruito per stare sotto a quel peso, però DJI c'è un vantaggio in più, che in questo peso ha messo la luce verde di segnalazione di volo notturno, quello che qua non abbiamo. Qua è stato messo un LED per facilitare l'atterraggio e il decollo del drone, ma che non serve dal punto di vista della segnalazione di volo, e questa va diciamo messa in conto.
Poi la seconda voce che andremo ad analizzare raggruppa tutto il comparto della fotocamera, quindi qualità della camera, qualità del sensore, qualità dei video in 4K. Loro montano un sensore con la stessa identica dimensione, però ad oggi che è il 26 di luglio 2022, con tutti i vari aggiornamenti, lui è meglio di lui. Nel complesso, qualità video, gestione della luce, tutto questo, darei un 9 al DJI Mini 3 Pro e darei un 8 allo Zino Mini Pro. Anche qua solo un punto di differenza, che però potrebbe aumentare drasticamente se beccate un modello di Zino Mini Pro con effetto gelo. A quel punto allora non sarà più un 8, ma potrebbe essere un 5, un 4, un 6, in base a quanto effetto gelo avete nel video, perché è vero che lui costa meno di lui, ma l'effetto gelo ovviamente non è ammesso comunque in una categoria di droni di questo livello. Quindi, se non avete effetto gelo come nel mio modello, che praticamente non ce l'ha, 8 lo Zino Mini Pro, 9 il Mini 3. E in più il Mini 3 ha un plus in più che non è da sottovalutare, soprattutto in questi droni 249 grammi che soffrono molto la gestione dei cambi di luce, perché veramente fanno fatica a gestire i cambi di luce, soprattutto quando vogliamo con tanto sole. Il DJI Mini 3 ha un aggancio dei filtri studiato appositamente, diciamo in maniera professionale, quindi il filtro che andremo a mettere si aggancia e si sgancia dal drone in maniera professionale. E in più un'azienda che produce filtri di buonissima qualità come la Freewell li produce per il DJI Mini 3 Pro e non li produce per lo Zino Mini Pro, quindi questo lo so, uno dice ok, però non c'entra con il marchio, no, però so che se acquisto lui posso mettergli dei filtri di qualità e che si agganciano in maniera professionale. Qua dovrò mettere dei filtri di basso livello, perché comunque li vengono prodotti solo da aziende diciamo non di alto livello dal punto di vista costruttiva di filtri, e in più con un aggancio un po' approssimativo secondo me, quindi anche questo è un plus che va valutato nel risultato finale poi dei video, perché non so se chi mi segue ha visto il mio ultimo video che ho fatto, quindi il Mini 3 che ho pubblicato al Lago di Cingoli, in cui ho utilizzato i filtri Freewell e non ho fatto né color correction né niente, guardate che gestione della luce che ha il drone con quei filtri e che risultato qualitativo si ottiene senza aver fatto assolutamente niente in post produzione, è qualcosa di pazzesco. Poi le foto, qua abbiamo anche qua un po' da dire, perché lui fa foto secondo me di altissimo livello e le fa anche in 48 megapixel, testa cosa di qua, anche lui è in grado di fare foto a 48 megapixel. Allora, per quanto riguarda le foto classiche, quelle standard, 9 per il DJI, 7 per lo Zino Mini Pro, perché le foto non sono sicuramente il suo punto forte, mentre se le facciamo a 48 megapixel direi ancora 9 per lo DJI Mini 3 Pro e direi che qua abbiamo un 8, quindi la qualità dello Zino Mini Pro con 48 megapixel è migliore rispetto a come le fa in maniera normale. Quindi questi sono i miei voti per quanto riguarda le foto. Poi abbiamo adesso una nuova funzione che ormai è diventata di uso comune per i droni 249 grammi, soprattutto per i social, che è fare video e foto in verticale. E adesso praticamente è una delle funzioni molto utilizzate se dobbiamo postare su Instagram, su TikTok, quindi dove video e foto devono essere in verticale. Allora lui è voto 10, perché comunque DJI ha fatto la telecamera che gira, ruota e ci mette ovviamente l'immagine in verticale, quindi non è più una porzione ritagliata, quindi la qualità rimane incredibile anche se facciamo video e foto in verticale. Lui ha questa funzione, ovviamente non gira la videocamera ma ritaglia la porzione in 9/16, ma ritaglia una porzione del video e foto in 9/16, quindi in realtà si va a perdere di qualità. Poi l'altra voce che andiamo ad analizzare è Active Track, voli automatici e aggiramento degli ostacoli tramite i sensori. Allora, qua DJI è qualcosa di eccezionale, chi mi segue sul canale ha visto tutte le mie prove fatte nel bosco con lui, cioè lui è qualcosa di allucinante, che seguirmi con la bicicletta non perde mai il soggetto, lui è in questo inferiore, però è anche stato il primo drone a introdurre tutto questo in 249 grammi, quindi un anno fa lui era già predisposto per
per avere queste funzioni, quindi sensori anticollisione, aggiramento degli ostacoli, active track e voli automatici, tutto in 249 grammi. Ovviamente DJI adesso è arrivata un anno dopo, li ha introdotti, ma li ha introdotti in maniera allucinante, quindi abbiamo un 10 per DJI in queste funzioni perché è qualcosa di spettacolare, e un 8 ad Apsan perché comunque lo fa, le fa in maniera dignitosa, e un 8 è di tutto merito ad Apsan che ha introdotto queste funzioni sicuramente per prima. Poi prossima voce che andiamo ad analizzare sono i controller. Allora, qua ho dato dei voti differenti, nel senso che ad Apsan ho dato un 8 per il suo controller e a DJI ho dato un 8 se valutiamo Keystone nella versione che abbiamo acquistato del DJI Mini 3 Pro, mentre se il controller è questo, allora è un 10. Sì, perché ragazzi, questo controller è incredibile, perché avere un controller con una luminosità assurda rispetto ad uno smartphone, e soprattutto che non cala mai di luminosità anche quando si scalda, è tanta roba, perché lo sapete bene, chi vola tanto con i droni, chi vola tanto sotto il sole, chi vola tanto d'estate, che gli smartphone dopo un po' che stanno con la luminosità al massimo e sotto il sole tendono ad abbassarla perché si surriscaldano, ed è un problema della maggior parte degli smartphone, quindi diventano veramente critici da utilizzare sotto il sole. E allora da questo arriva il 10 per questo controller di DJI. Mentre per quanto riguarda il controller Apsan, come per il controller DJI, questa versione darei un 8 perché entrambi secondo me buoni. Apsan ha un controller più compatto, ha comunque un piccolo display con le informazioni necessarie per volare, dove abbiamo tutti i dati per quanto riguarda il volo del drone, quindi un 8 anche per lui, come per il controller diciamo classico DJI, mentre un 10 per questo controller. Poi la batteria, qua vince Apsan, perché entrambi vengono dati con tanti minuti di volo per essere un drone di 249 grammi, 34 minuti DJI, 40 minuti viene dato lo Zino Mini Pro, e in effetti lui sta in volo più di lui, secondo me un 4-5 minuti in più lui li fa, quindi la batteria dello Zino Mini Pro è da 10, lui è da 9, comunque è sempre tanta roba perché parliamo di droni molto leggeri, quindi batterie che devono essere molto leggere. Poi un'altra voce che secondo me è interessante da valutare è la velocità e la quantità di satelliti agganciati. Allora, lui usa tre sistemi di aggancio di satelliti, GPS, GLONASS e Beidou, mentre lo Zino Mini Pro utilizza il GLONASS e il GPS. Quindi cosa succede? Che lui ci mette molto più tempo ad agganciare i satelliti necessari per volare in sicurezza rispetto a lui, e ne aggancia molti di meno. Lui ne potrebbe agganciare 16, 17, 18 al massimo, lui arriva ad agganciarne anche 30, cioè è qualcosa di pazzesco. E poi in qualsiasi situazione, anche dove magari si è un po' coperti, lui li aggancia in maniera molto veloce, quando si è un po' coperti lui fa fatica ad agganciare in maniera veloce, bisogna stare a aspettare un po' prima che agganci i satelliti necessari per volare, e tante volte sono proprio al limite per avere il volo in sicurezza. Quindi qua ho dato 10 a DJI perché è qualcosa di allucinante quando vediamo 30 satelliti agganciati, ad Apsan ho dato un 8 perché secondo me poteva introdurre se non Beidou almeno Galileo come sistema in più di satelliti da agganciare, mentre ha messo solo GPS e GLONASS. Poi la prossima voce che analizziamo sono gli aggiornamenti firmware, perché è importantissimo, perché comunque questi droni ormai, come sapete, sono in continuo sviluppo, poi spesso e volentieri escono che non sono ancora completamente sviluppati, quindi gli aggiornamenti sono importantissimi, ma ormai è tutto importantissimo come aggiornamenti, qualsiasi dispositivo elettronico ormai è in continuo aggiornamento, perché il firmware praticamente aggiunge funzioni, migliora quello che già stanno facendo quei dispositivi, quindi è un continuo miglioramento. E anche qua DJI è qualcosa in più, entrambi lavorano tanto, entrambi fanno tanti aggiornamenti, questo vuol dire che seguono tanto il prodotto, seguono tanto quello che gli viene segnalato dagli utenti, quindi vanno tanto a correggere, a migliorare le funzioni, però Apsan un po' più confusionaria, nel senso che rilasciano tantissimi aggiornamenti entrambi, però DJI tende di più ad avere aggiornamenti mirati, nel senso che fa l'aggiornamento di un qualcosa,
ma difficilmente poi ne peggiora un altro aspetto del drone mentre fa quell'aggiornamento. Mentre Upstand, non so perché, spesso e volentieri aggiorna una cosa, migliora un aspetto, ma poi ci troviamo con un altro aspetto che non c'entra niente con quello, magari che funzionava benissimo, che non funziona più bene, e questo è veramente fastidioso. Poi lo correggono, rilasciano un altro aggiornamento che risolve quell'altro problema che hanno creato loro, però capite che diventa un pochino fastidioso. Quindi ho dato un 9 a DJI e un 7 ad Upstand, ma proprio per la gestione, non perché non aggiorni i prodotti, anzi li aggiorna molto, però spesso è un aggiornamento di correzione a qualcosa che hanno loro combinato con un aggiornamento precedente, quindi per questo questa differenza di voti, quindi 9 e 7. Poi la penultima voce di cui parliamo è l'assistenza, perché anche qua, ragazzi, è importante. Parliamo comunque di prodotti costosi, perché è vero che lui costa meno di lui, ma è sempre un costo importante, quindi qua c'è da fare una puntualizzazione. Allora, DJI come assistenza è da 10, impeccabile, ragazzi, è qualcosa di eccezionale, è un po' come l'assistenza Apple, quindi è un'assistenza che esiste, un'assistenza che ci segue dall'inizio alla fine, è facile cercare l'assistenza, è facile farci assistere quando un prodotto è guasto, quando sia che sia in garanzia che non in garanzia, cioè veramente tanta roba da questo punto di vista. Mentre Upstand, anche se attualmente è migliorata tanto da quando Carlo ha preso in mano l'assistenza Upstand Italia, mentre prima ovviamente non c'era, quindi bisognava sempre rivolgersi ad Upstand in Cina, quindi potete immaginare l'assistenza praticamente inesistente. Adesso c'è un'assistenza italiana, quindi abbiamo un riferimento, però ovviamente non è paragonabile a un'assistenza DJI ufficiale, però è sicuramente tanta roba rispetto a prima per quanto riguarda Upstand. Quindi qua do sicuramente un 10 a DJI per l'assistenza e do un 8 ad Upstand, mentre se avessi dovuto dare un voto ad Upstand quando Carlo non aveva ancora in mano l'assistenza Upstand Italia, avrei dato probabilmente un 2 ad Upstand, mentre adesso comunque abbiamo un 8, quindi un 8 è sicuramente un ottimo voto, vuol dire che c'è comunque un'assistenza. E poi come ultima voce ho lasciato probabilmente una delle più importanti quando dobbiamo acquistare un prodotto, che è il prezzo, cioè la valutazione del prezzo. Per quanto riguarda il prezzo d'acquisto, ovviamente Upstand stravince, perché comunque ci dà un prodotto di buonissimo livello ad un prezzo che è nettamente inferiore rispetto al DJI Mini 3 Pro, perché con lui, ragazzi, riusciamo a portare a casa il drone, ce lo acquistiamo con i coupon sconto e via dicendo, che può arrivare ad un prezzo anche di circa 480-500 euro, mentre lui nella versione con il controller base, cioè questo, lo paghiamo 839 euro, mentre con l'RC controller lo paghiamo 1009 euro. E questo, capite che è una differenza veramente importante, ed è qua che è nata la mia pagella, perché nella valutazione d'acquisto, cioè del prezzo d'acquisto, uno può dire ok, ma non mi interessa se a me non ha 10 in quella cosa, ma a 8 ha comunque un buon punteggio, quindi mi va bene l'8 e risparmio parecchi soldi. E questo è il senso di questa pagella, non è come vi ho detto dire quale è meglio, quale è peggio, perché c'è poco da dire, lui meglio di lui, e questo, ragazzi, è fuori discussione. Però nel voto finale ho dato un 7 a DJI, perché comunque parliamo di un drone 249 grammi e lo si paga 840 euro nella versione, se vogliamo, base, col controller base, fino a 1009 euro nella versione con l'RC controller. Tolto il tanta roba generale per quanto riguarda qualità e resa del drone, però iniziamo ad andare su cifre veramente importanti, e parliamo sempre comunque di un drone da 249 grammi, mentre con Upstand partiamo a casa un prodotto che con il coupon sconto si può portare a casa con 500 euro. Abbiamo comunque in mano un signore drone, e quindi la valutazione di tutto va fatta anche intorno a quello. Quindi, ragazzi, queste sono le mie pagelle, ve le lascio un attimo qua in sovraimpressione così potete dargli ancora un'occhiata, e vi aspetto qua sotto nei commenti. Come vi ho detto, io li ho valutati per un utilizzo che sto facendo tuttora di entrambi e che ho entrambi da un sacco di tempo, non ho lui da una settimana, quindi valutazione
recensione un po' così perché ce l'ho da una settimana, lo faccio una recensione, ok? No, lui ce l'ho da quando è uscito, ormai un anno che ce l'ho e lo sto utilizzando, e lui da quando è uscito. Quindi sono valutazioni fatte da uno che li ha entrambi, li continua a utilizzare entrambi. Poi ovviamente sono le mie opinioni, non per forza le mie opinioni, sono le opinioni di tutti. Però come ho detto, scatenerò sicuramente le ire del Pro DJI in certi aspetti, scatenerò le ire del Pro Apsan Zenomi Pro sotto altri aspetti, però dovete ragazzi valutare se avete solo uno dei due, non avete un termine di paragone reale, o se li avete provati 5 minuti quello dell'amico, non è come averli in mano entrambi da tanto. Quindi se questo mio video in cui ho fatto le pagelle, ho dato i voti a questi due fantastici droni 249 grammi, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, voli in FPV, tantissimi posti dove vado a far volare i miei droni, li vedete lì come anteprima, cioè tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.